siamo sull'alveo del torrente Cavaiola, anche quest'anno illuminiamo le coscienze, un lavoro portato avanti dalle Guardie Ambientali d'Italia ormai da tempo per sensibilizzare tutti i comuni attraversati dal torrente Cavaiola sull'importante questione di questo fiume continuamente minato dagli scarichi abusivi. Anche quest'anno finiamo il nostro ciclo di lavoro con una manifestazione, ecco, noi ancora quest'anno portiamo le fiaccole, di nuovo qui la fiaccola è vita, è luce, speriamo di farlo ancora per tanto tempo. Finché lo faremo vuol dire che dei risvolti ci stanno, il momento in cui non riuscirò più a portare dei risvolti oppure delle novità non farò più la manifestazione. È da circa 3 anni che abbiamo inteso consegnare alla città simbolicamente quest'albero collocato a ridosso del torrente Cavaiola per denunciare un inquinamento ambientale che troppe volte è un titolo e poco viene affrontato come problematica dei nostri territori. Noi abbiamo cominciato a fare degli interventi con la chiusura di alcune condotte che scaricavano nel torrente Cavaiola. Cerchiamo anche noi di fare la nostra parte, abbiamo messo in campo alcune attività che riguardano soprattutto la parte di San Piero Annunziata della nostra città, per fare in modo che almeno parte di quella città possa essere in qualche modo canalizzata e non possa quindi sversare liberamente nei torrenti. Cavaiola, ma anche Solofrana, perché il nostro comune, quello di Rocca Piemonte, è attraversato per tutta la sua lunghezza anche dal torrente Solofrana, che insieme al Cavaiola rappresentano i due affluenti killer di un martoriato fiume Sarno. È importante sensibilizzare le coscienze. Noi amministratori abbiamo anche una responsabilità maggiore rispetto a queste tematiche. Spero che appunto questa manifestazione da un lato risvegli le coscienze civili e dall'altro sproni sempre gli enti competenti a fare di più oltre al fatto simbolico appunto della manifestazione in se stessa. È un vanto avere persone come il presidente di Cadit, l'avvocato Calotti, per questa iniziativa che sono importante e sentite nel comune di Nocera Superiore. Sono emozionata, però per me è una bella serata, ecco. Grazie mille.